Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo a Milano, si vede cielo grigio, tipici colori. Alle mie spalle BMW Motor Road. Mi cambio e andiamo a provare BMW S1000R. Ok, siamo pronti. Ascensore BMW che ci porta al primo piano. Telaio posteriore in acciaio tubi in traliccio colorato dello stesso colore del carter motore, che è fantastico. Adesso ho la mappa road inserita, proviamo a metterla in dynamic. Questa esce con tre mappature, le sospensioni che in questa versione sono semi elettroniche, semi attive. Quick shift è davvero eccezionale, entra subito, basta sfiorare la leva del cambio, è immediato, preciso. E l'erogazione dopo i 5.000 giri è poderosa. La frenata ovviamente con ABS è eccezionale all'attacco, e appena si strizza frena molto bene. È un missile ragazzi, quanto spinge. E poi il sound sopra i 5.000 giri è entusiasmante. Allora ragazzi, ve lo racconto un attimo da fermi. Come vedete già la linea è secondo me molto bella, dal vivo è molto più compatta di quanto sembri in video, e le dotazioni ciclistiche andiamo a vederle nel dettaglio. Quindi abbiamo una forcella Marzocchi a steli rovesciati da 46 mm, in questo caso è semi attiva, elettronica, ma è optional. E due dischi da 320 mm semi flottanti con pinza Brembo, attacco radiale, mi sembra una M432, ma frena benissimo, è dolce all'attacco, ma appena si strizza interviene in modo molto pronto. Qua sotto si intravede l'ammortizzatore di sterzo, perché questa moto ragazzi non sta giù, anche in seconda a 120 si alza di gas. Il faro anteriore è molto bello, con queste piccole semicarene che lo contornano, è full LED, e qua sopra troviamo il TFT, che è uno dei migliori mai visti. BMW davvero ha sviluppato un'elettronica, un TFT davvero eccezionale. Il quick shift funziona in modo egregio sia in salita che in discesa. Qui vediamo il telaio lateralmente in alluminio che abbraccia il motore. Posteriormente è bellissimo questo telaietto che sfila in acciaio dello stesso colore del carter, con praticamente un tubo in traliccio. Sotto il catalizzatore della marmitta originale, che comunque sopra i 5-6 mila giri fa un sound davvero bello, e in rilascio scoppietta. Posteriormente mono Ohlins, 120 mm di escursione come le forcelle anteriori, regolabile anch'esso in precarico in estensione,
telaio bibraccio dietro a sostenere la gomma da 190/55 R17. All'anteriore abbiamo un 120/70 R17. Dietro abbiamo anche qui una pinza a doppio pistoncino Brembo e un disco da 220 mm. Quindi ciclistica, ragazzi, al top, è molto bella. La linea di questo serbatoio, che è quasi più alta della parte anteriore, e poi sfila dietro davvero davvero sportiva, ma anche guidandola vi dà quella sensazione di controllo, di essere sopra la moto, di governarla. La posizione di guida è un po' scomoda sulle ginocchia, ma è pensata proprio per governare questa moto tra le curve e gestire questo motore che sopra i 6.000 giri è assolutamente da Hyper Naked, 165 cavalli a 11.000 giri, 114 Nm di coppia a 9.250 giri. Quindi, ragazzi, una moto che è da esperti, non è per tutti, gli va dato del lei a questa belva. Come vedete, il radiatore curvo stile MotoGP, la carena molto bella qui davanti che si pronuncia in avanti, con questa bella pinza Brembo in bella vista. Davvero una bella linea, ragazzi. Dietro, come vedete, non c'è il faro, ma il sistema BMW prevede che nelle frecce sia integrato le luci di posizione e le luci di stop. Vi assicuro che funzionano molto bene, si vede benissimo, anche se a qualcuno può non piacere, è una soluzione per risparmiare sia peso che soldi nella produzione. Qua dietro abbiamo un vano sottosella apribile da questo sportellino molto carino stile jet, c'è la chiave e ci sta più o meno un libretto, un portadocumenti. Il serbatoio mi piace molto, ha 17,5 litri di capacità, e il TFT lo conosciamo tutti con il blocchetto governabile in modo molto semplice, il menu. In questo caso abbiamo le sospensioni elettroniche gestibili, il cruise control, le quattro frecce, il clacson, le frecce e le luci. Di qua c'è l'accensione e spegnimento. Con questo tasto si può cambiare mappa con un click, molto intelligente, e su questa versione come optional ci sono anche le manopole riscaldabili. Il TFT 6,5 pollici è uno dei migliori, come abbiamo già detto, l'abbiamo già visto su BMW GS e su tutte le altre BMW, è davvero stupendo, leggibile, antiriflesso, lineare e completissimo di ogni dettaglio, di ogni info. E molto intuitivo, regolabile e gestibile. Bello, 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 ragazzi. Allora, il prezzo è 15.800 euro base. La politica BMW prevede che ci sia un prezzo di lancio base e poi tutto quello che si vuole andare a inserire è optional. Quindi si arriva in un attimo ai 18-20.000 euro anche. Di base c'è, credo, se non erro, solo il cruise control come di serie, diciamo, e poi tutto il resto è optional, quick shift e manopole riscaldabili, tutto quanto si paga. Però, ragazzi, di base ha un motore esagerato, una linea, una ciclistica davvero di alto livello, e entra nel segmento delle Hyper Naked pur essendo la moto con meno cavalli, 165 cavalli, se pensiamo a Street Fighter, Ducati o a KTM 1260, hanno tutte più cavalli, ma qui già penso che sia una moto comunque da piloti con un po' di esperienza e un po' di malizia, perché ha un motore davvero spaventoso, eroga in modo poderoso sopra i 7.000 giri. La trovo un po' vuota sotto, ma è gestibile, per esempio in città, alle basse andature, quindi è anche piacevole. Quando si vuole cercare un po' di sportività, la si deve tenere sopra i 5-6.000 giri. La diretta rivale di questa BMW S1000R penso sia l'Aprilia V4 Tuono Factory, quella che si avvicina di più perché ha i 4 cilindri, altrimenti c'è la Triumph
Speed Triple RS, ma è un tre cilindri, o che più o meno hanno gli stessi cavalli, una decina di cavalli in più la Triumph, una decina di cavalli in più anche per KTM 1290, ma credo che la vera competitor sia l'Aprilia V4. E questa BMW, ragazzi, ha una linea davvero davvero convincente. In arrivo nel 2022 la versione M. BMW ha pensato di lanciare una Naked accessibile come potenza, ai bassi gestibilissima e divertente sopra i 5.000 giri, ma non è che si tira indietro nel segmento delle Hyper Naked, perché arriverà la versione M che avrà oltre 210-220 cavalli, penso sia una moto spaventosa, ma la base è questa e vi garantisco che è eccezionale a livello di controllo del mezzo, un po' scomoda alle ginocchia, ma è pensata, perché le pedane sono molto alte, è proprio pensata per la pista, per essere sportiva, è quello che deve fare una moto del genere. Tocco bene con entrambi i piedi e la vedo molto compatta come moto, pensavo fosse molto più grossa. In 2002 hanno migliorato il faro LED rispetto alle vecchie versioni pre-2021, quindi è total LED. Quella aveva l'occhio strabico, in questo caso abbiamo un fanale semitondo, un po' squadrato, con delle carene lì da carine, è migliorato. Quindi non è una delle più potenti del segmento, ma è una moto che reputo già da esperti, non è per tutti, è una moto che a cui bisogna dare del lei. Ai bassi è gestibile, ma ragazzi, appena si superano i 6-7.000 giri è impressionante, scarica con una cattiveria tutta la potenza di cui è dotata. Ovviamente sono tutti sistemi elettronici, quindi controllo di trazione, ABS, piattaforma inerziale a 6 assi, quindi cornering, funziona tutti questi sistemi elettronici di trazione, di ABS, funzionano anche a moto piegata, una sicuramente una moto completa a livello tecnologico. Mamma mia ragazzi, è quasi sola, quasi sola. Dynamic Pro si alza in seconda di gas, è un aereo. 6.000, è un missile, è impressionante. E il rilascio scoppietta, questa marmitta credo sia aftermarket, adesso la guardiamo bene, mi fermo un attimo in un parcheggio qua vicino e ve la racconto un po' da fermi. Bello, bello lo scoppiettio, il rilascio. Oggi abbiamo un asfalto umido. Prova. Ok ragazzi, risaltiamo in sella e andiamo a fare un giro con questa bestia. Come vi dicevo, posizione di guida davvero sportiva, pedane alzatissime, ginocchia molto pronunciate, l'angolo di piega è davvero importante, ma questo fa sì
che si possano fare pieghe davvero da MotoGP. È caricata in avanti il giusto, ma non molto sui polsi. Il manubrio è molto ampio e è davvero compatta, dà quella sensazione di controllo, in piega scende da Dio, è stabile, spinge bene sopra i 5-6 mila giri, è impressionante ragazzi. Ma come vedete adesso in città, a basse andature, è davvero fluida, l'on-off che di solito troviamo su queste moto 1000 grazie all'elettronica è veramente minimo. L'appoggio in curva è stabile, davvero ti dà sicurezza anche alle basse andature. Adesso la sto provando in mappa Dynamic Pro e come vedete appena alzo il giro, ragazzi, è una bestia, davvero davvero potente, 165 cavalli che ti fanno sembrare un agnellino qua sopra. Molto bello che in rilascio scoppietti questa marmitta originale, il sound sopra i 5000 è veramente bello, da 4 cilindri vero in linea. Sentite come il quick shift entra veramente solo sfiorando la leva, sia in salita che in discesa, è eccezionale. L'agilità di questa moto è davvero sorprendente, compatta, non pensavo che fosse così piccola, è davvero molto bella. A livello di volume si sente davvero bene, una guida davvero improntata alla sportività. Le pedane, appena ci si appoggia alla punta, ci sembra di avere quello stile racing che ci vuole per gestire questa bestia. Davvero una moto ben fatta. Certo, i prezzi 15.800 euro base sono abbastanza corposi, però le dotazioni ciclistiche sicuramente sono di primo livello. Il problema sono gli optional, che su questo tipo di moto ci vogliono almeno un quick shift o appunto le sospensioni elettroniche regolabili elettronicamente, sono sicuramente un plus ultra. Il serbatoio 17,5 litri, credo che questa moto consumi intorno ai 16-17 km con un litro, ovviamente in base al polso. Gli specchietti sono molto piccoli, però sono abbastanza fuori dalle spalle, quindi si vede discretamente. Bellissimo il manubrio con la scritta S1000R e il logo BMW. Davvero il TFT, come abbiamo detto più volte, è uno dei migliori, ben leggibile, basta uno sguardo senza distrarsi troppo e si raccolgono tutte le info di cui abbiamo bisogno. Adesso la rimettiamo in mappa road, così in concessionaria vedono che sono una persona tranquilla e torniamo alla riconsegna. Prova durata circa 30 minuti, ho fatto un po' di extraurbano, adesso sto facendo un po' di città, la mappatura, la gestione di questo motore risponde benissimo alle esigenze. In città è davvero dolce con la mappa road, e poi se si cambia mappa in extraurbano, ragazzi, di seconda aprite, entra la coppia e si alza, è una bestia, veramente bella, divertente, ma non eccessiva, quindi la reputo assolutamente una moto fantastica da strada, è pensata proprio per godersi la strada con questi cavalli che non sono né troppi né pochi. Quindi ragazzi, davvero bella, io ne sono veramente colpito,
vi saluto, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete già fatto, ci vediamo alle prossime prove, alle prossime avventure, ciao! E la coppia di 114 numeri hanno 3.000 quanti